Gli ultimi atti della politica a se stese nell'occhio del ciclone per la mozione anti-Biagiotti e un partito senza guida raccontano di una giunta che passa all'attacco. L'appuntamento ormai è ufficiale per giovedì sera in piazza Vittorio Veneto alle ore 21, quando il sindaco Sara Biagiotti incontrerà i cittadini per spiegare le proprie ragioni e raccontare il proprio primo anno di governo della città. Intanto le trattative però continuano, stavolta nelle mani del parlamentare PD Lorenzo Becattini, scelto da Parrini e incatasciato per traghettare il partito se stesi in questa difficile fase. Naturalmente i miracoli non si fanno, però è il mio dovere di poter ascoltare tutti e capire se c'è un piccolo spazio di ragionamento per evitare quello che sarebbe un cattivo regalo alla città, un commissariamento di una decina di mesi. Sesto ha una tradizione molto forte politica e anche di una buona classe di governo, insomma noi abbiamo avuto amministratori importanti in quella realtà. Disperdere questo patrimonio non mi sembrerebbe una grande soluzione, è chiaro che bisogna fare un passo avanti tutti, perché non è che la soluzione la troviamo incolpando soltanto qualcuno, bisogna tutti fare un passo e cercare, se possibile, ancora di ascoltarsi un pochino e di vedere se c'è un pertugio attraverso il quale si può passare. Questo è un po' il compito che mi è stato assegnato e che io desidero esercitare intanto nel breve periodo che è da qui al giorno 21. Io sono stato sindaco a Reggello e ho conosciuto la venuta del commissario in altri contesti, in altre epoche, in altri periodi. Però ecco, non è che poi si arriva un commissario e governa per 10 mesi, il problema si scarica su tutti, si scarica sulla politica e si scarica su se stessi. C'è una delegittimazione poi delle forze politiche, sia di quelle che hanno provocato, sia di quelle che sono state colpite. Non è che ci si salva facilmente, lo vorrei dire anche per un po' di esperienza fatta sul campo. Continua lo scontro tra Poste Spa e comuni del territorio per salvare gli uffici postali locali che il piano di razionalizzazione di Poste Spa destinava alla chiusura. Nella giornata del 13 luglio è stato deciso dai rappresentanti dei comuni, dall'UNCEM e dall'ANCI, di rivolgersi al governo nazionale per risolvere questa spinosa questione. I tagli, decisi senza un previo confronto con le istituzioni interessate, rischiano di togliere un importante servizio sul territorio, andando così a gravare soprattutto sulle persone anziane delle frazioni più lontane dai capoluoghi, che rimanendo isolate troverebbero ingenti difficoltà per usufruire del servizio. Per la Toscana, Poste Spa ha stabilito un piano di chiusura per 59 uffici, tra i quali quelli di Pomino e tagli per quello di San Godenzo, a cui verrebbero ridotto l'orario di apertura. La cooperazione tra i tre enti continuerà anche per vie legali, con eventuali ricorsi al TAR per i comuni che lo riterranno necessario, andando infine in ultima istanza a coinvolgere il governo. Verranno quindi contattati dalla Regione Toscana i sottosegretari addetti alla Presidenza del Consiglio allo Sviluppo Economico, cercando così di avere un incontro in tempi brevi, coinvolgendo anche alcuni parlamentari toscani e l'amministratore delegato di Poste Spa. Riprenderà i colori del gonfalone la nuova fascia distintiva della Regione Toscana, istituita oggi dal Consiglio regionale proprio come aveva suggerito il neopresidente Eugenio Giani in occasione della prima seduta. Si tratterà dunque di una fascia bianca con due bande rosse ai lati, una coccarda tricolore in fondo e al centro il Pegaso d'argento, simbolo di libertà. Perché fu scelto dal Comitato Toscano di Liberazione Nazionale l'11 agosto del 1944, cioè il giorno della liberazione della città di Firenze, e il Comitato Toscano si insediò nel Palazzo Medici Riccardi, l'allora sede del governo, proprio per dare il senso che era raggiunta la libertà. Per indossare la fascia si dovrà rispettare un ordine gerarchico. Primo il governatore, poi in sua assenza il presidente del Consiglio regionale, successivamente gli assessori, i vicepresidenti del Consiglio, i segretari dell'ufficio di presidenza e infine i consiglieri. Si tratta della prima legge approvata dal nuovo Consiglio regionale e questo ha scatenato le proteste, seppur contenute, del Movimento 5 Stelle. Diciamo che le 500.000 persone in Toscana che vivono sotto la soglia di povertà hanno bisogno di altre risposte, abbiamo bisogno di dare risposte alle partite IVA, ai precari, al mondo del lavoro, e oggi ci sembrava un'occasione buona per iniziare a lavorare concretamente per dare queste risposte e ahimè abbiamo perso ulteriore tempo sul gonfalone.